sentiamo a lei. Ed ora, a Roma Pride, il fresco di nomina sindaco Marino non c'era, il nostro invece viene sempre ad aprire i lavori, Virgilio Merola! È lì che chiacchiera, arringa la folla. Il sindaco di Bologna! Certo! Un saluto a tutti, un caro abbraccio a tutte e a tutti, ben trovati e benvenuti a Bologna quelli che vengono da fuori. Ma non venite da fuori, venite in una città dove, come sapete, da anni ci battiamo per l'emancipazione sociale e per l'affermazione dei diritti. E quindi siete benvenuti. Volevo portare il mio saluto personale e quello della Giunta di Bologna. Avete il sostegno della Giunta Comunale di Bologna alla nostra battaglia per i vostri diritti, che sono i diritti di tutti i cittadini bolognesi. In questi giorni, soprattutto oggi che facciamo festa qui insieme, ci facciamo delle domande a cui noi abbiamo delle risposte, ma sono domande che dobbiamo fare al Paese. Quanto ci vorrà ancora perché due persone dello stesso sesso non siano costrette ad andare all'estero per unirsi in matrimonio? Quanto ci vorrà ancora per comprendere che uno dei momenti più belli della vita di una famiglia ha bisogno di essere riconosciuto come un diritto di ogni persona? Eppure abbiamo buone notizie che oggi festeggiamo insieme. Abbiamo la notizia che pochi giorni fa la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto anche ai coniugi dello stesso sesso i diritti di chi vuole gli altri. Sappiamo che la Corte Europea si è pronunciata nello stesso senso e anche la nostra Corte Costituzionale. E quindi questa domanda che ci facciamo insieme, a questa domanda possiamo rispondere dicendo è solo una questione di tempo, non può più essere una cosa che si contrasta e si mette in discussione. È una questione di tempo, non di opportunità, e questo lo dobbiamo dire insieme a tutta la politica del nostro Paese. Per questa semplice considerazione, c'è una crisi economica, ci sono molte emergenze, ma non possiamo far passare l'idea che, essendoci tante questioni importanti da affrontare, questo proprio sia il momento di mettere da parte i diritti civili delle persone. Se invece vogliamo davvero uscire insieme da questa situazione, è il momento di affermare i diritti, perché non ci sarà crescita del nostro Paese senza un'affermazione autentica dei diritti civili. Quindi io mi auguro che il Parlamento, a cominciare dai parlamentari bolognesi, si trovi d'accordo per una legge che riconosca il matrimonio tra le persone dello stesso sesso. Di questo e bisogna che il Parlamento se ne faccia interprete, e lo dobbiamo fare anche, come posso dire, oggi è una giornata di festa, ma è una giornata anche dove dobbiamo parlare delle cose che non vanno bene in questo Paese. Oltre al fatto di non riconoscere i diritti del movimento LGBT, sappiamo che in questo nostro Paese continua una violenza inedita contro le donne, continua il femminicidio, continua la violenza contro i gay, continua l'omofobia e la transfobia,
e quindi dobbiamo ricordare queste vittime insieme alle persone che come voi si sono impegnate per sostenere questi diritti contro la violenza. E quindi qui insieme non possiamo non rivolgere il nostro ricordo affettuoso a Margherita Hack per come si è battuta per la libertà e l'eguaglianza delle persone. E questo lo facciamo insieme, lo facciamo in un momento di festa e lo facciamo sapendo che la strada è segnata, la direzione è chiara, anche l'Italia deve unirsi ai paesi più civili, riconoscere i matrimoni gay, riconoscere i diritti delle coppie gay all'adozione, deve diventare un paese civile come Bologna. E sono convinto che grazie a voi e alla vostra lunga ce la faremo. Non vi fermate, avanti con coraggio. Grazie a tutti.